Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana appena passata. Questa, come sempre, è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti, finanza e mercati finanziari. Questa è Buonanotte Mercati, ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati su Risparmio News. Come sempre sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Come ogni lunedì, Buonanotte Mercati vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana che si è appena conclusa. Parliamo di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possono aver impattato gli investimenti e la nostra vita sociale. Ne parliamo in maniera distaccata, dando sempre numeri e mai sensazioni. Cominciamo! Fra le notizie più importanti della settimana, la prima è che sabato Standard & Poor's ha abbassato i rating della valuta estera della Russia a un default selettivo a causa dell'aumento dei rischi che Mosca è disposta ad onorare i suoi impegni nei confronti dei detentori di debiti esteri. Di fronte a ondate di sanzioni per l'invasione dell'Ucraina, la Russia potrebbe affrontare il suo primo default esterno sovrano in oltre un secolo dopo aver preso accordi per effettuare il rimborso di obbligazioni internazionali in rubli questa settimana, anche se il pagamento era dovuto in dollari. Standard & Poor's ha dichiarato in una dichiarazione di aver capito che la Russia aveva effettuato pagamenti di cedole e capitale su eurobond denominati in dollari, in rubli. È probabile che le sanzioni alla Russia aumenteranno ulteriormente nelle prossime settimane, è quello che ha affermato l'agenzia Standard & Poor's, ostacolando la volontà e la capacità tecniche della Russia per onorare i termini e le condizioni dei suoi obblighi nei confronti dei detentori di debito estero. La seconda notizia è che lo Sri Lanka avrà bisogno di circa 3 miliardi di dollari di assistenza esterna entro i prossimi 6 mesi per aiutare a ripristinare le forniture di beni essenziali, inclusi carburanti e medicinali, per gestire una gravissima crisi economica, ha affermato sabato il suo ministro delle finanze. La nazione insulare di circa 22 milioni di persone è stata colpita da prolungate interruzioni di corrente, con farmaci, carburante ed articoli in esaurimento, portando manifestanti arrabbiati per le strade e mettendo il presidente Gotabaya Rajapaksa sotto una pressione crescente. Lo Sri Lanka cercherà di ristrutturare le obbligazioni sovrane internazionali e cercare una moratoria sui pagamenti ed è fiducioso di negoziare con i propri obbligazionisti per un imminente pagamento di 1 miliardo di dollari entro luglio. Gli analisti di JP Morgan hanno stimato questa settimana che il servizio di debito lordo dello Sri Lanka ammonterebbe a circa 7 miliardi di dollari quest'anno, con un disavanzo delle partite correnti di circa 3 miliardi di dollari. La terza notizia è che il rendimento a 10 anni del tesoro USA ha toccato il massimo da 3 anni al di sopra del 2,7% questo venerdì appena conclusosi, mentre l'indice del dollaro USA ha registrato il suo più grande aumento percentuale settimanale in un mese, aiutato dalla prospettiva di un inasprimento più aggressivo della Federal Reserve. Il rilascio dei verbali della riunione di marzo della Fed di questa settimana ha mostrato che molti funzionari erano disposti ad aumentare i tassi con incrementi di 50 punti base nei prossimi mesi. L'indice del dollaro è salito a 100 per la prima volta in quasi 2 anni. Poiché il dollaro ha guadagnato nelle ultime settimane, l'euro è stato messo sotto pressione da una corsa alle elezioni in Francia, la seconda economia più grande della zona euro, e che appunto a queste elezioni fra il presidente Emmanuel Macron e la candidata di estrema destra Marine Le Pen. Andiamo a parlare di numeri che questa settimana tornano a sondare i territori negativi. Drastica performance negativa per il Russell 2000 che chiude con un meno 4,6% e del Nasdaq che sfiora il meno 4% fermandosi a un meno 3,89%. Meno peggio l'indice S&P 500 che chiude con un meno 1,27%, mentre l'indice industriale Dow Jones chiude con un più che onorevole meno 0,28%. Questa settimana fra gli indici peggiori mondiali è da menzionare che a seguito delle elezioni di riconferma di Orban in Ungheria, visto che viene indicato come alleato di Putin, l'indice di Budapest risulta essere il peggiore con un meno 6,31%, seguito proprio dal MOEX russo con un meno 6% abbondante. Lo CSE dello Sri Lanka continua le sue performance negative ormai presenti da settimane dovuto proprio alla crisi interna, di cui abbiamo parlato poco fa nelle notizie della settimana. L'indice migliore invece è il BIST 100 turco con un più 6,29%, seguito da un altro indice russo, l'RST, con un più 4,29%. In Europa invece traina la Svizzera con un più 2,7%, mentre il nostro FTSE MIB chiude senza onore né gloria con un meno 1,27%. Per quanto invece riguarda i settori migliori e peggiori del panorama statunitense, anche questa settimana ha offerto spunti interessanti, anche se alcuni settori come la settimana precedente hanno continuato a dare perdite a doppia cifra. E in particolare, i settori in rosso sono guidati dal negativo dello shipping, che chiude con un disastroso meno 12,7%, e continua ancora il declino delle infrastrutture che anche questa settimana giunge
almeno 19,4% di 2 settimane fa e almeno 16,7% della settimana precedente, un ulteriore meno 12%, settore veramente in forte difficoltà. I settori positivi sono guidati dal multi-lane retail con un più 7,3% e poi dal farmaceutico e dal consumer retail con un più 4,3% a testa. Continua l'ondata positiva dell'healthcare che aggiunge al più 5,9% della settimana precedente un ulteriore 4% positivo per la settimana che si è appena conclusa. Passiamo al mondo cripto che ad oggi sabato 9 aprile, giorno in cui sto registrando questo video, continua a seguire il mercato azionario assestandosi su prestazioni negative. Partiamo dal Total Crypto Stock Index, inclusivo di Bitcoin, che oggi sabato 9 aprile registra una prestazione negativa del meno 7,13%, praticamente andando a bruciare tutto il gain della settimana precedente. Coin ad alta capitalizzazione che vanno tutte in territorio negativo, infatti quelle in territorio positivo sono praticamente introvabili. Primo fra tutto il Bitcoin con un meno 8,72%, seguita da Ethereum che si piazza di poco al di sotto del meno 8%. Solana perde un meno 18%, dimezzando i guadagni della scorsa settimana, così come Avalanche, che perde il 15% abbondante. Comunque, momento per confermare che ad oggi la correlazione fra i mercati azionari americani e le cripto è praticamente di 1-1. Bene, eccoci arrivati alla fine del mini aggiornamento dei mercati della scorsa settimana. Dove ci porterà il futuro e i mercati e i rendimenti? Con questa rubrica che guarda al passato cerchiamo sempre di capire cosa ci vogliono dire i mercati oggi e dove vogliono portarci in futuro. Spero che questo contenuto sia come sempre apprezzato e di gradimento, che se così fosse, per favore ti chiedo di lasciare un bel commento e un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Inoltre, se sei nuovo su questo canale, ti chiedo di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo. Buonanotte mercati, torna lunedì prossimo e noi invece ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!